Oggi è il giorno della memoria e si sta celebrando un po' dovunque. Questo è anche una cosa interessante, che c'è una maggiore attenzione a questa ricorrenza. Sono 20 anni esatti da quando fu fatta la legge che promuoveva questa giornata. Poi ci sono stati molti che dicono che è una cosa diventata retorica, ripetitiva. Io credo che invece poi alla fine abbia lentamente scavato negli anni uno spazio per cercare di far raggiungere a tante persone che neanche lo sapevano la questione, diciamo, del razzismo come fu fatto uno di più. Cioè il più grande sicuramente genocidio della storia durante la Seconda Guerra Mondiale. E attraverso il passato noi possiamo conoscere il presente. C'è molto, molti dicono questa cosa, che stanno morendo gli ultimi sopravvissuti e quindi mancheranno le testimonianze. Io vorrei spezzare una lancia a favore della conoscenza del passato che ci dà la storia, la storiografia, che è vero che magari non avrà l'impatto emotivo di un racconto di chi ha vissuto personalmente sulla propria pelle delle atrocità del genere, però ci permette di fare comunque un passo avanti nella conoscenza, cioè noi dobbiamo approfondire, capire, conoscere. E questo è l'importante, per sfuggire anche alla retorica, perché poi molti dicono: ah, vabbè, se si sa, poi non si ripete. Cioè, questo no, non ce lo garantisce nessuno. Però possiamo almeno essere più consapevoli del mondo che ci circonda. È per questo che noi, come Fondazione Valencia, abbiamo voluto molto attualizzare questa questione del giorno della memoria e declinarlo rispetto ai razzismi oggi, contemporanei, presenti, e così abbiamo anche sviluppato questo progetto che abbiamo chiamato Criticamente, perché attraverso lo spirito critico, la conoscenza critica, che riusciamo a difenderci da queste forme diverse di virus mentali, che però sono ugualmente pericolose. E qui abbiamo degli amici che sono giovani, non sono molto più giovane di me sicuramente, però non sono proprio ragazzi in scuola. Ecco. Invece noi poi vorremmo che i ragazzi anche delle scuole, anche precocemente, anche da piccoli, comincino a conoscere questa vicenda. Francesco Brunetti, ci vuole raccontare un po' la sua vicenda. Prego. Sì, grazie Lucia per avermi dato la parola e volevo condividere con voi ragazzi un'esperienza personale che è stata molto importante nella mia vita e per invitarvi a riflettere su voi stessi o magari chi magari è nella stessa situazione in cui ero io. Sono dichiarato, cioè sono omosessuale e diciamo che ho fatto coming out 10 anni fa, nel 2011, quando ero in quinto ginnasio, quindi secondo anno di liceo. E nonostante comunque alcuni amici in classe già sapessero questo fatto, mi sentivo come se dovessi dire questa cosa a chi più mi amava, ovvero i miei genitori, la mia famiglia. E quindi presi il coraggio e decisi di dirlo. Purtroppo non riuscii proprio a, come dire, trattenere i nervi perché iniziai a piangere, a balbettare, però diciamo in quel caso lo dissi prima a mio padre e tra questi balbetti senza senso e così via riuscii a dire questa cosa. Sorprendentemente però la sua risposta fu molto positiva perché disse che non gli interessava se mi piaceva Michel Lutzinger o Gabriel Garco. Alla fine ero suo figlio e questa era la cosa più importante per lui. E fui molto felice della sua risposta, del conforto che poteva avere, che potevo ritrovare in lui. Avrei preferito magari che avesse fatto un altro esempio rispetto a Gabriel Garco, però non fa niente. Comunque il punto era quello. E nei giorni seguenti poi anche con mia madre ne parlai e andò tutto bene. Diciamo che questa mia esperienza è un invito a riflettere sul fatto che a volte abbiamo paura di essere accettati, ma le persone che più ci amano già ci hanno accettati.
Questo. Grazie Francesco, è molto toccante questo racconto, anche perché appunto ci fa capire anche attraverso un'esperienza invece positiva come queste sono cose che vanno nella profondità della persona, insomma. E mi Certo. piacerebbe fargli altre domande, ma noi dobbiamo essere un po' rapidi, altrimenti il pubblico si annoia. E vorrei sentire che ne pensa Vittoria di questa cosa, cioè perché forse questa esperienza in positivo non è la più frequente. È vero, Lucia, grazie per avermi dato la parola e sono contenta di poter dare il mio contributo in questa diretta. Vorrei fare da contrappeso appunto a Francesco, alle dichiarazioni bellissime e anche molto commoventi, perché in effetti le persecuzioni degli omosessuali, considerati traditori del genere, rinchiusi nei campi di sterminio, così come gli ebrei, ed etichettati con triangoli rosa e triangoli neri per differenziare gli omosessuali e le lesbiche, sono accaduti moltissimo tempo fa, è passato molto tempo, ma sono nate fondazioni, associazioni, marce e sfilate per rivendicare i diritti delle persone diverse, perché a essere fuori dalla norma sono i loro orientamenti sessuali o le loro identità di genere. Purtroppo però l'orrore può tornare, può sempre tornare. Basti pensare alla Russia di Putin con la sua legge contro la propaganda omosessuale, all'Ungheria di Orban che cancella l'esistenza delle persone trans, o alla Polonia con le sue LGBT free zones, o ancora più vicino a noi, a quanto sia stato complicato arrivare finalmente ad una legge sull'omotransfobia, cioè che combatti l'omotransfobia. Approvata, non ancora approvata in Senato, che introdurrebbe nuovi reati commessi contro gli appartenenti alla comunità LGBT. Gli episodi fondamentalmente di omo, bi e transfobia sono ancora attuali in molti ambiti, lavorativo, relazionale, familiare, dove si può anche morire perché viene negata la libertà di amare. Ed è il caso più eclatante, un fatto di cronaca che ricorderemo sicuramente, quello di Maria Paola, morta a 18 anni perché il fratello non poteva accettare che fosse libera di amare Ciro, un ragazzo trans. Quindi diciamo che Esatto. sono molteplici le differenze. Esatto, infatti Vittoria, mentre tu ne parlavi, è stato il primo caso a cui ho pensato perché credo che ci abbia toccato molto da vicino. Caivano è veramente dietro l'angolo e questa storia, quelle interviste di Ciro, il compagno transgender di Maria Paola, ci hanno toccato tutti. In primo luogo perché vediamo una famiglia respingente, che addirittura parla di infettare. Addirittura Ciro avrebbe infettato la compagna, quindi un'assoluta incomprensione e ignoranza di un sentimento che poi era totalmente genuino e questo ci ha molto toccato, non soltanto per il fatto di cronaca, ma anche per come è stato raccontato. Spesso la violenza, la bruttura nasce non soltanto dai fatti di cronaca in sé, ma anche dalle parole che vengono utilizzate per raccontarli. Ci siamo trovati, noi che abbiamo un minimo di consapevolezza, un po' spaesati anche dalla stampa e di come ha raccontato quest'amore, questa coppia all'inizio. Quindi anche le parole, il racconto di quest'amore, della diversità è importante. Però tu hai parlato anche di leggi di Putin e vorrei spezzare una lancia, comunque un fenomeno positivo che nel bene e nel male si sta verificando nel mondo con Biden presidente, che ha prima di tutto nominato come sottosegretaria alla sanità una donna transgender di grande competenza, Rachel Levine, e d'altra parte ha cancellato un bando introdotto da Trump, il bando ai transessuali nell'esercito, e queste due azioni sono azioni di grande inclusività che fanno percepire il diverso non più come tale, no Lucia? Perché chiaramente quando il diverso viene percepito come tale è lì che nasce la bruttura, è lì che nasce la violenza. Oh, poi c'è anche la giustificazione a fare del male, perché se
se uno non è un essere umano, ma è un subuomo, un uomo di seconda categoria, è chiaro che tutto è lecito, tutto è possibile. Insomma, siamo partiti un po' con queste tematiche che sono più nell'ordine del gender e che sono molto vive, no? Nel dibattito attuale, ma appunto il rapporto col passato resta, perché come si ricordava anche gli omosessuali sono stati appunto perseguitati nei campi, venivano anche contraddistinti da questo triangolo di colori diverso, e in effetti erano perseguitati tanti diversi, c'erano i Rom e i Sinti che hanno una parola apposta invece di Shoah, no? Parlano di Porraimos, la catastrofe, e ogni gruppo appunto ha vissuto addirittura, non so, i testimoni di Geova, quindi anche piccole sette religiose, quindi diciamo alla fine c'è quella poesia di Brecht, no? Dice, vabbè, prima vennero a prendere gli ebrei, ma non mi importava perché non ero ebreo, poi vennero a prendere i comunisti, ma non ero comunista, e così via. Alla fine, insomma, tutti. E vorrei raccontare una storia veramente terribile di un ragazzo che si chiamava Ernst Lossa, che era un ragazzino che insomma era più che altro, oggi l'avremmo chiamato, non so, un po' borderline, diciamo, disadattato, perché a scuola aveva un brutto voto in condotta, era un po' agitato, non si lavava bene, disordinato, rubacchiava e viene chiuso in una casa di rieducazione nel 1940. E poi ci sono delle cartelle, diciamo cartelle cliniche, insomma dei diari di questa casa di rieducazione, in cui si dice, ah, insopportabile, non lo reggiamo neanche nel nostro istituto. Prende una cosa grave che aveva fatto, aveva rubacchiato delle mele e le aveva distribuite agli altri della casa. Insomma, questo era il grande delitto che aveva commesso. E quindi si cominciava a decidere di sopprimerlo, perché poi quella, diciamo, è stata un po' una cosa che i disabili, ma in questo caso forse neanche la parola disabile è adatta, sono quelli su cui si sono anche sperimentate delle forme di genocidio. Infatti furono, cioè in questo caso gli venivano soppressi con il luminal, una sostanza chimica. E lui però, ecco, c'è questa cosa terribile che in realtà si stava rendendo conto di quello che stava succedendo, si confida con una infermiera. E c'è questo, vabbè, al proprio al processo di Norimberga che c'è questa testimonianza, l'infermiera che però nulla ha fatto o ha potuto fare per impedire questa cosa, dice che appunto Lossa si rendeva conto perché c'erano molti casi di morti misteriose, e a un certo punto nel pomeriggio, dice, dell'8 agosto 44, mentre eravamo nel giardino dell'istituto, lui mi dette una sua fotografia dove era scritto in memoria. Gli chiesi perché mi dava la foto e lui mi disse che credeva che non avrebbe vissuto più molto a lungo. Mi disse che avrebbe preferito morire finché io ero ancora lì, perché sapeva che lo avrei sistemato per bene nella bara. Insomma, una storia veramente, non so che parole bisogna usare, però nello stesso tempo molto emblematica, no? Diciamo della varietà delle forme, diciamo di odio che poi arrivano fino, cioè non ci dobbiamo fidare, cioè, vabbè, quello ha detto solo una parolaccia, un insulto, una cosa non, senza grosse conseguenze. Invece, pian piano, se penetrano nella mentalità, poi possono diventare un grosso pericolo. E su queste nuove forme anche di odio, Gabriella, ci vuoi dire, mi pare volevi dirci qualcosa, raccontare Sì. una cosa. Allora, grazie prima di tutto Lucia e grazie a tutti voi per aver condiviso queste esperienze, queste idee, opinioni e ho deciso anche io di condividere un'esperienza di
razzismo e più precisamente di islamofobia alla quale ho assistito. Io ho fatto l'Erasmus nel 2017 a Nantes, una città della Francia, da gennaio a giugno 2017. L'episodio di islamofobia a cui ho assistito, si è verificato durante la primavera, marzo 2017, durante una visita guidata alla moschea di Nantes. Qui alla visita guidata l'imam ci ha accolto molto gentilmente, ci ha fatto visitare la moschea, ci ha anche fatto assistere alla preghiera. E alla fine della visita, quando l'imam chiese se c'erano delle domande da parte dei visitatori, c'era questa donna francese che ha iniziato a discutere con l'imam, spiegando come ci fossero molte contraddizioni, secondo lei, all'interno della religione, perché l'imam aveva spiegato fino ad allora che l'Islam è una religione basata sull'amore, l'amore verso Dio, l'amore verso il prossimo, mentre invece questa donna, visibilmente turbata, spaventata, ha iniziato quasi ad inveire contro l'imam, spiegando invece che no, c'erano all'interno dell'Islam ci sono molte contraddizioni, anzi è una religione che fomenta l'odio, pensando ovviamente a tutti gli attacchi terroristici che c'erano stati in Francia, soprattutto negli anni 2015-2016. Pensiamo anche alla sede redazionale di Charlie Hebdo o l'attentato al Bataclan avvenuto nel novembre 2015. Quindi questo è un episodio che mi ha molto colpito, perché ho visto proprio in questa donna una paura forte che ha offuscato la sua ragione, ha iniziato a inveire contro un uomo che invece ci ha accolto molto gentilmente, ci ha fatto visitare un luogo. Quindi questo per dire cosa? Per dire come la paura possa completamente accecare e portare ad un odio forte nei confronti degli altri, anche quando l'altro, in questo caso l'imam, spiega come l'Islam invece sia una religione basata sull'amore e sull'accoglienza, sull'amore verso Dio, verso il prossimo. Questa cosa della paura mi sembra una chiave di interpretazione, di lettura molto utile e non c'è bisogno poi nemmeno della presenza di chi suscita questa paura, perché noi dobbiamo pensare per esempio che per dire in Germania anche c'è una recrudescenza di fenomeni neonazisti, ma in tutto il mondo, pare che soprattutto anche grazie alla diffusione rapida che permettono i social network, abbiamo una crescita enorme di quello che viene chiamato il discorso di odio e di odio razzista. E non c'è bisogno della presenza delle persone che sono portatrici, diciamo, di questa cosa, perché per dirvi, dopo aver massacrato buona parte degli ebrei, sono rimasti una quantità comunque, ma non enorme. In Germania quello che veniva fatto era la profanazione dei cimiteri, anche qui in Italia ci sono stati vari episodi. Quindi non c'è bisogno della presenza fisica del diverso, basta solo il pensiero. E questo avviene forse con un tento azzardo, forse, una interpretazione del perché proprio ora c'è ancora assistiamo purtroppo a una crescita di nuovo di queste emozioni, che non so come dobbiamo chiamarle, forse è troppo bello chiamarle emozioni, diciamo queste terrori. E forse proprio perché noi viviamo periodi di crisi molto profonda e c'è stato prima, già dal 2008, la crisi economica, ma poi su questo sono innestate ecco, ultimamente questa crisi pandemica che non aiuta affatto perché voi lo vedete anche, cioè il momento in cui avremmo dovuto unirci nei confronti di una catastrofe di tipo naturale, in realtà ogni nazionalità, cioè America first, prima gli italiani, cioè ognuno pensa solo per sé, vedere chi deve prevalere sull'altro, e insomma questo è dovuto appunto a questo sentimento anche di paura, una paura che poi forse ha anche un carattere, io penso, anche sociale, perché il declassamento di alcuni ceti sociali, ceti medi che avevano potuto, soprattutto parlo dell'Occidente, godere, no, di certi privilegi, diciamo, sfruttando anche gli altri paesi,
per tutta una serie di cose dovute sia alla globalizzazione, alla crisi economica, hanno visto abbassare il proprio livello. Infatti oggi si dice che mentre un tempo i figli andavano verso un avvenire più roseo rispetto ai genitori, ora è tutto il contrario. E questo senso di paura è molto irrazionale, non vede, non si traduce nello sforzo di un miglioramento della situazione, ma nella ricerca spasmodica di un colpevole, di qualcuno a cui addossare le responsabilità. E quindi a turno, insomma, una volta è Soros il banchiere ebreo, un'altra volta sono gli islamici che fanno il terrorismo, un'altra volta, ma diciamo a questo punto diventa quasi irrilevante, come lo vediamo anche da quegli episodi dei gruppi che hanno fatto l'assalto al Campidoglio a Washington, in cui appunto queste strane sette qui a non gli altri, in cui c'è proprio una fiorire insomma di personaggi cosiddetti nemici contro cui agitarsi. E quindi va bene, io inviterei anche, adesso chiudiamo, però inviterei anche chi ha visto questa diretta, questo video, se vuole anche lasciarci un messaggio, una cosa, perché sarebbe interessante avere anche notizie di episodi o anche solo di messaggi sui social network, perché questo ci permette una ricerca per riuscire a capire cosa sta succedendo e anche forse inventare, affinare delle tecniche per combatterlo. Grazie. Arrivederci a tutti, a presto. Grazie mille. Grazie, arrivederci. Grazie.